Dopo questo buonissimo poke, stiamo andando al Moscova District Market. Cos'è? La fiera? Non è anche una fiera. Praticamente per la mia volta l'ho fatto a Roma. Ci sono dei prodotti praticamente di alta moda, luxury, scontati anche al 50, 60, 70% e anche 90%. E insomma andremo a vedere se c'è qualcosa all'interno interessante e magari portarla a casa, ecco, visto che comunque è un'occasione che non capita spesso. Dove si trova esattamente? Dentro Palazzo Brancaccia. E sarà fino al 10 aprile, giusto? Questo video qua probabilmente esce prima del 10 aprile e se magari volete andare anche voi è in quel posto lì che ha detto Gioia. Una cosa importante è che dovete prenotarvi sul sito. Prenotazione ovviamente è gratis, se no appunto non riuscite ad entrare. Eccolo qui, questo è il palazzo. Ingresso. Partiamo muniti. Già ci danno la borsa perché loro pensano che compriamo qualcosa. In realtà poi sarà così, però andiamo a vedere. Quello che vi dicevo prima, ad esempio, pezzo di Armani da 573 euro lo paghi 106, che è un buonissimo affare. Ancora più clamoroso, cos'è, una gonna? Sì, questa. Questa qua. Una gonna di Rick Owens, 9,45, scontato 142. È una cosa clamorosa questa. Cosa stai guardando? È bella. Mamma mia, che pacchiana proprio questa qua. Però comunque, sempre il prezzo. 2000, la paghi 411. Qua trovi più capi di alta moda che magari manco io conosco, cioè ho visto marche assurde che però fanno tipo gonne o pantaloni 3000 euro scontati del 90%. Ragazzi, ho trovato i Jackerson. Chi se li ricorda sti pantaloni fatti così? Poi da piccolo ne mettevo un botto, cioè ne avevo un sacco di Jackerson così. Te li ricordi i Jackerson? Troppo belli, che assomigliano un po' anche a questi qua della Carrar. Gioia ha appena trovato questa hoodie Crew Neck di Marcello Burlon, la paghi 60 euro al posto di 3,55. Ha trovato questi pantaloni della Richmond, da 2,70-41. Il cop or drop lo scopriremo. Mi metto intanto qui in busta per provarli dopo. Reaction, quanta gente c'è sui camerini. Quando vai queste cose? Ma dove vai queste cose, per favore? Ti aggregano i Maneskin se ti prendi sto pantalone qua. Però da 4000 a 600. Ma sta giacca di Maison Margiela quanto spacca. Troppo forte. Parto da uomo. Un ragazzo prima ha detto è una sola, significa che non c'è niente, però vediamo. C'è il zaino dell'Off-White, ho trovato il percorso facendo, però solo che non c'è il prezzo di quanto costava prima, anche se penso sia prezzo di listino, non so quanto costano gli zaini di Off-White. Però non essendoci scritto, immagino sia così. €19 per i pantaloncini trousers della Carhartt al posto di 93, che comunque boh, io non me li comprerei mai perché non mi piacciono così tutti bianchi, però il prezzo è buono. Ho trovato questo giacchetto qua della Stone Island, 5 piotte, però è bello questo, ti piace? Rosso nero, però non c'è il prezzo di questo. Giacchetta da Vetements, qual è il prezzo? Che scemo. 5 piotte anche questo. Guarda qua. Guarda, è bello questo. Questo? Sì. Carino, ma non fa per me. Questo della Stussy? Quanto viene? 140. Indovina che brand è questo? Sassi sempre.
No. Off. Off white. 400 a costo di 1.300. Però questo fa il caso tuo, te lo provi. Posso passare i bambini la mattina con questo sulle strisce pedonali. Giacchetto blu impermeabile della Stussy. Sono calori particolari. Questo è fenomenale, questo giacchetto. Come è Kenzo? Valentino. Valentino. Bello, questo è la più accorto. Vedo questo. Un giacchetto delle taglie sono enormi, cazzo. Cioè questa è una M. Vuoi vedere un giacchetto che ti piacerà? No. Questo? No, è già passato. Quello era carino. Questo? Troppe borchie, troppi... famosissimi Levi's 501 da 140 a 14 euro. Colore un po' discutibile. Però magari 34. Sono un po' grandini questi, eh. Ho trovato questi cargo della White. Belli, oh. Solo che la taglia è troppo grande, è una 34 questa. Se non c'è la taglia mi sa che te la prendi in quel posto. Perché insomma è tipo pezzo unico, capito? Però questi qua sono belli. Sarebbero stati belli. Niente, Gioia si è innamorata di sti pantaloni qua. Me li provo, ma non li prenderò mai. Tu vuoi farti la foto, li vuoi provare? Anche se sono da donna, sinceramente a me piacciono. Questo va lì. Cosa hai trovato? 28. Diciamo, cioè questa è la taglia perfetta in teoria. Però il colore non mi convince. Infatti per sicurezza prendo pure questi neri, vediamo. Dai, bello questo colore. Sì. Mi piace? 2015 era perfetto indossare i pantaloni del genere. Ti sei comprato diverso insieme. Guarda questi bellissimi pantaloni della Off per andare in bicicletta. Beh, non male. Io me li comprerei. Fammeli toccare. È tipo stragommoso. Dei pinocchietti dell'Off White. Ci vediamo tra un'oretta. Ti dico solo che ho posato tutti i pantaloni e ho preso un'altra cosa. Ti dico che appena entrato abbiamo visto una ragazza che stava provando. No, e quindi? Poi io ho creato un vestito, praticamente ho staccato il coso da cameriere e l'ho messo come pezzo sopra e questo sotto. È bellissimo, 80 euro sono troppi, quindi non messo in modo. Non ho servito niente questo Quanto discorso. Ho pensato di rubarlo. No. Ma dai. Fuori. Stiamo uscendo. Era un posto carino. Mm-hmm. Pensavo ci fossero molte più cose da uomo. Sia da uomo, ma pure da donna però, No, ma dico proprio Carhartt, ho visto una cosa. E c'erano certi brand che stra sconosciuti, che non ho mai sentito. Erano colmi di abbigliamenti di appunto quel brand. Ovviamente la parte della donna era molto più grande, perché è psicologia, la donna tende molto di più a comprare rispetto all'uomo, quindi automaticamente fanno la zona donna molto più grande. È la prima volta che sono stato in una cosa del genere. Se facessero una cosa così riguardante il mondo streetwear, spaccherebbe secondo me. Anzi, fatemelo sapere nei commenti se esiste. Allora, io penso che a livello di contenuti aveva poca roba, ma aveva soprattutto per magari per i più giovani, era più alta moda, più vestiti ricercati, gonne, come il pantalone che potete vedere, tipo un pantalone con una gonna attaccata, cioè raga. Quindi tutto sommato voto 6. Ci ritorneresti? Sì, se avessi più soldi. Ciao. Niente amici, quindi questo video finisce qua. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se ci sono altri mercati, barra fiere del genere, che magari vi porto l'esperienza anche lì e magari non uscirne a mani vuote. Spero di avervi fatto scoprire magari un posto dove andare a acquistare capi spendendo davvero poco. E niente, ci vediamo al prossimo video.